Buonasera, siamo qui all'ultimo incontro del ciclo Corpo Mondo, che rientra all'interno del progetto In Prospettiva, Dialoghi sul Teatro, curato da ERTE, dal DARE e Centro La Soffitta dell'Università di Bologna. Progetto curato dalla sottoscritta e da Gerardo Cuccini e Claudio Longhi. Quest'ultimo incontro verterà particolarmente sulla danza. Già c'era stato un incontro sulla danza con Cristina Cristel Rizzo. Oggi invece incontriamo Virgilio Sieni. Naturalmente Virgilio Sieni non necessita di presentazioni, ma è importante ricordare la prospettiva alla quale noi oggi abbiamo chiesto, per la quale noi oggi abbiamo chiesto anche questo suo intervento, perché Virgilio Sieni, tra gli artisti che diciamo, hanno fatto sentire la propria voce durante il lockdown, forse è stato il più attivo, tra i più attivi sicuramente, e ha portato avanti una riflessione che d'altro canto si lega anche a tutto il percorso precedente con l'Accademia sull'arte del gesto. E infatti riteniamo utile concludere questo nostro percorso assieme su questo binomio corpo-mondo, quindi parlando con un artista che non solo evidentemente del corpo e del gesto ha fatto proprio la ragione, proprio della propria scelta e il proprio percorso poetico, ma anche con un artista che sicuramente attraverso l'attività del Centro Nazionale di Produzione che dirige ha messo in moto dei percorsi di riflessione, di azione, che non hanno voluto negare quindi il periodo particolare in cui siamo, perché per alcuni forse, ecco, questo periodo è già remoto, certamente a livello soggettivo individuale ci siamo messi alle spalle la sensazione claustrofobica dell'isolamento, ma resta il fatto che comunque una rielaborazione anche discorsiva di quel che è stato per capire che cosa apre da un punto di vista collettivo, da un punto di vista quindi anche comunitario rispetto a quel che siamo come cittadini, è forse necessaria perché nella nostra stessa autorappresentazione di chi siamo in questo, dei nostri corpi, in questo mondo, appunto, non si neghi quel che è un momento sicuramente di cesura del tempo, in cui la linearità cronologica è stata in qualche modo del tempo, della storia è stata in qualche modo bloccata, fissata in un cambiamento che nessuno avrebbe voluto, ma che c'è stato. Rispetto a questo momento, per l'appunto, c'è poi una continuità comunque di poetiche, di visioni, come dicevo, e da questo punto di vista l'opera di Virgilio Sieni, particolarmente la trasmissione anche a persone che non sono professionisti, che si avvicinano alla danza, quindi per le ragioni anche più disparate, ma che comunque non sono professionisti, non intraprendono un percorso di tipo professionistico. Ecco, questa trasmissione è stata al centro della sua attività negli ultimi anni. E anche direi al centro poi della sua riflessione intorno al territorio e a cosa significa essere cittadini. Ecco, per parlare però proprio con Virgilio Sieni di questi aspetti, quindi che si potrebbe dire esulano dalla danza come linguaggio, come codice, ma in realtà sono aspetti che possono assolutamente essere investiti di un senso poetico, e questo è quello che appunto fa e ha fatto con le sue pratiche, oltre che evidentemente con i discorsi attivati in questo periodo. Ma per parlarne abbiamo chiesto anche di intervenire a Lorenzo Donati, che anzi invito a unirsi a me, perché Lorenzo, ciao Lorenzo, Buongiorno, buonasera. Lorenzo è tra i fondatori di Altre Velocità e Altre Velocità è stato particolarmente attivo. È anche un'anima, insomma, reclutata dentro il DAR, perché è dottorando adesso, svolge le proprie ricerche anche al DAR, quindi all'Università di Bologna, ma particolarmente poi con Altre Velocità ha anche attivato egli stesso. Poi un gruppo, un collettivo, Altre Velocità, sappiamo, non sei solo tu e ci tieni sempre a rimarcare questa natura, ecco, collettiva e quindi che mette assieme critici e studiosi dentro altre velocità in attività diverse, vorrei dire quasi veramente di militanza. Da questo punto di vista, certamente avete ascoltato e sentito la voce di artisti e operatori del settore. E quindi volevo veramente iniziare a chiedere a te di porre una prima, come dire, domanda a Virgilio. Lo invitiamo magari a unirsi a noi. Rispetto a quel che poi tu stesso puoi aver, hai osservato nel confronto con
se vogliamo, altri artisti, il clima, in qualche modo, che si respira nel mondo dello spettacolo in questo momento. Sì, sono molto felice di essere qui, piccolo inciso personale, credo che questo sia un progetto molto importante, a maggior ragione un progetto fatto dall'università insieme a un teatro nazionale. Ecco, penso ci sia molto bisogno, e ce ne sarà sempre di più, credo, di bisogno di momenti di discussione, confronto, ecco, in qualunque forma, quindi così parto con questa nota. Sì, effettivamente durante il lockdown abbiamo un po' cercato di chiederci che fare, soprattutto forse cosa pensare, provando a non farlo da soli. Abbiamo così sollecitato questa assemblea, che è stata effettivamente molto molto partecipata, di cui c'è traccia online sul nostro sito, che si chiama Il futuro non viene da sé, con una quarantina di interventi, cercando di fatto di prendere così questi mesi di sospensione come occasione di autoriflessione, forse prima di tutto. E forse da qui è, credo, un po' importante ripartire, anche considerando il lavoro di Virgilio Sieni. Ovviamente si potrebbe pensare al lavoro di Virgilio Sieni e alle sue pratiche nel corso dei decenni, nel corso di questi ultimi anni, a questa persuasione e innamoramento bellissimi, legati alla trasmissione, alla democrazia del corpo, al far danzare più persone possibili, da Cango alla Biennale di Venezia, a tutti i luoghi che ha attraversato in Europa e in Italia. Ma si potrebbe forse invece pensare anche allo specifico di quello che è accaduto nei mesi della pandemia, appunto, e di questo forse un po' parleremo, e da qui io vorrei un po' ripartire, perché di fatto nei mesi di isolamento le discussioni di molti artisti, di molti operatori, adesso le possiamo un po' rileggere come se si fossero così orientati in due grandi direttrici: da un lato una sorta di sindacalizzazione legittima, sacrosanta, direi, cioè la necessità un po' di farsi corpo sociale, no? Cioè, quindi di considerarsi come nucleo collettivo che rivendica uno spazio nel sistema. E dall'altro, però, aprendo un pochino di più la focale, c'è stata molto la necessità anche di chiedersi che spazio si ha nel mondo, qual è la nostra voce di artisti, la nostra voce di teatranti, di persone che si occupano di arti sceniche, capire cosa è successo e come ci si può un po' svincolare dalla emarginazione, no? Con sullo sfondo forse anche un sottofondo neanche troppo velato, e che ovviamente non possiamo dire risolto, no? E cioè questa corsa dei topi, per dirla come la diceva Paul Goodman, nella quale siamo tutti immersi, questo sfruttamento capitalistico di tempo, risorse, desideri, affetti, pianeta, che un po', come dire, ci ha fatto pensare: ma cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo anche noi che ci occupiamo di arte e cultura, che certamente non possiamo dirci immuni da queste dinamiche. Ecco, allora torniamo un po' indietro e mi piacerebbe, alla luce anche di questo breve incipit, chiedere a Virgilio Sieni così di un po' di ripensare a quello che è accaduto in quei mesi, al suo percorso di lezioni sull'attesa, che poi sono diventate sull'arte e la natura, e di cosa c'è bisogno ora, ecco, come impostare questo discorso senza, così, appunto, come diceva anche Rossella Mattaglia, dimenticarci di quello che è successo, no? Come se non fosse successo nulla, chiudiamo con una cerniera e ricominciamo come prima. Virgilio. Allora, salve, saluti a tutti. Mi poni una domanda che ha una sua cosmogonia infinita, insomma, no? Sono quei problemi come il traffico, irrisolvibili, insomma. Il problema si sposta sempre da una parte. Ci siamo trovati di fronte a un problema maligno, no? Nel senso che, come si usa dire, è un problema che comunque la metti, se l'uomo non cambia ce lo porteremo avanti per sempre, insomma. Quindi questo è fondamentalmente, almeno io mi sono sentito chiamato a rispondere
a un qualcosa che ha a che fare con tutto un sistema legato alla socialità, all'individuo, al mondo inteso come un ambiente, un contesto che ospita l'uomo, e dunque tutto quello che è il contesto poetico, insomma, del nostro lavoro, quello che è il contesto del nostro lavoro. Sicuramente un periodo che ci ha coinvolto e che ci ha ulteriormente confermato la necessità di trasmigrare nei campi specifici dell'umanità, dove ovviamente l'arte si nutre di tutto quello che è un sistema umanistico, sociale, pedagogico, urbanistico, architettonico. Ecco, diciamo che questo periodo ha rafforzato molto in me questa dimensione trasversale, appunto, dell'arte, che significa comunque andare ad irrorare continuamente tutti gli elementi percettivi, tecnici e linguistici del fare arte, insomma, no? Del mettersi in opera, nel mio caso del mettersi in opera attraverso il corpo e attraverso l'elaborazione, la costruzione, la creazione di gesti. Quindi la prima risposta che posso dare è questa, insomma, la necessità comunque di trovare dei contesti di riflessione. Cosa che è sempre più raro, come sappiamo, in quanto il tempo, diciamo, forse è il virtuosismo più incredibile che oggi possiamo avere, insomma, avere tempo, donare tempo, darsi tempo, perdere tempo, diventa un virtuosismo straordinario. Diciamo, durante questo periodo abbiamo fatto un esercizio importante nel rispetto, appunto, del dolore degli altri, un esercizio importante, appunto, anche di sospensione, e quindi stiamo elaborando una postura inedita, insomma. Non ci scordiamo che comunque quello che è accaduto non può essere assolutamente terminato, perché come esseri umani abbiamo incorporato, se così si può dire, abbiamo comunque assimilato tutta una serie di ascolti, di atteggiamenti, di presenze e anche di azioni inedite, le abbiamo incorporate, dunque queste stanno elaborandoci nel nostro esserci, a livello non solo neurologico ma proprio a livello comportamentale, si stanno elaborando, non è assolutamente concluso e non si concluderà mai questo periodo, se è vero che l'essere umano progredisce, ha salvato la propria specie nel corso degli 8 milioni di anni, riuscendo ad elaborare tutte quelle che sono state le problematiche che ha affrontato di era in era. Ecco, in questo momento stiamo affrontando un periodo importante che comunque ci sta facendo riflettere su tanti aspetti. Dunque, quello che ho cercato di fare è creare uno spazio di riflessione, cercando sempre di abbinare anche un elemento, come potrei dire, legato alla sospensione, l'evaporazione, la concretezza del corpo e del gesto, e quindi unendo a degli incontri, riflessioni, possiamo dire così, teorici, unendo sempre delle pratiche, cercando di elaborare forme di lezioni sull'arte, sulla natura e così via, quindi creare un qualcosa che già nel momento in cui veniva proposto mi era molto chiaro che potevano essere tutti elementi che di lì a poco si dovevano riversare in una concretezza, in una praticità. Infatti, quando appena è stato possibile, abbiamo dato vita a una scuola culturale di vicinato a Firenze, in un boschetto nel Parco delle Cascine, quindi a partire proprio dal primo giorno, dal 15 giugno, ma non per un'ansia di ricominciare, assolutamente no, perché avevamo veramente un forte desiderio, spinti da tutte queste riflessioni, appunto a mettersi in opera rispetto a tutto quello che avevamo detto nei confronti dell'altro, nei confronti della cura della distanza, nei confronti di un concetto di spazio tattile, il modo di stare con le piante, con la natura, con il suolo, con il terreno, come costituire una comunità, no? Una comunità intesa come una deiezione di questo periodo. Ecco. Sì, e io vorrei sollecitarti infatti proprio su questo aspetto, che secondo me è molto interessante, il fatto che siete tornati appunto a fare delle lezioni sull'arte del gesto in un contesto
contesto all'aperto, in un contesto di contatto con la natura, che poi in qualche modo riflette anche il percorso dall'attesa alla lezione. Alle lezioni successive che hai fatto anche durante il periodo del lockdown, appena possibile, nel contatto nuovamente con questi spazi aperti. Ora, se io penso appunto al corpo della danza e al corpo, in particolare al gesto poetico della tua danza, quindi un gesto che evidentemente ha incamerato un concetto di corporeità, chiaramente non definita come un corpo, diciamo, messo all'interno di una forma, di un involucro separato da quanto lo circonda, ma un corpo in dialogo, un corpo in una relazione costante con lo spazio e con l'altro, capace di assimilare, di essere dentro questo flusso. Quindi una visione fenomenologica, relazionale del corpo, che è tipico della danza contemporanea, ma che nel tuo particolare linguaggio si sostanzia anche di questa capacità di sospendere il gesto e quindi nel dialogo la sospensione e la possibilità di riarticolare in nuove immagini e figure che emergano all'interno di questo gesto, gesto difonico, movimento che appunto si attiva e al tempo stesso accoglie anche la possibilità della sospensione. Questo gesto lo abbiamo ovviamente, lo vediamo, lo riconosciamo nel corpo dei danzatori in una sua variazione evidentemente nel lavoro che fai con i cittadini e con i non professionisti e anche nel dialogo sempre aperto con l'arte figurativa, che infatti è presente anche nelle lezioni che hai realizzato in questo periodo. Adesso poni appunto il corpo in relazione alla natura, ad un contesto che non è soltanto un contesto che ospita, parlavi appunto di questo ambiente e contesto che ospita l'uomo. A me verrebbe anche da dire che in qualche modo quella relazionalità non compare, non scompare o non può scomparire, quantomeno. Cioè, se io penso al corpo in natura, storicamente mi viene in mente l'esempio di Anna Alprin, mandava i propri danzatori a danzare a contatto con gli alberi, con i sassi, in qualche modo a sentire, fare proprio, da un punto di vista percettivo, determinate qualità da portare poi nell'improvvisazione e esplorazione comune. In questo caso mi sembra che comunque il corpo non si scriva semplicemente dentro il flusso della natura in una maniera simbiotica, ma al contrario dialoghi e che in qualche modo l'elemento della natura possa essere anche quell'elemento che crea contatto, distanza e contatto al tempo stesso, quindi con l'altro. Quindi la natura diventare un perno, uno strumento appunto. E quindi vorrei parlare con te proprio di questa, di questo ruolo, di questo elemento che può avere... può giocare appunto l'albero piuttosto che diciamo il contesto vero e proprio boschivo, come può intervenire nella costruzione di un rapporto dialogico e relazionale che va a mutare il modo di essere del corpo? Bene, grazie. Devo dire che le domande che mi ponete aprono degli abissi veramente infiniti e quindi cerco di elaborare appunto una risposta. Allora, mi sembra chiaro che il dispositivo della danza non è altro che la capacità dell'uomo di trasfigurarsi, di sospendersi a se stesso, e dunque è necessario all'uomo e per la specie proprio per non cadere in patologie schematizzate e dunque instaurare un percorso di annullamento totale delle possibilità che abbiamo, così come è stato costruito il corpo. Cioè la danza interviene nel momento in cui tutti i nostri elementi fisiologici, emozionali, tutta la nostra geografia emozionale incontra quelle capacità che comunemente nella quotidianità ovviamente vengono elaborate attraverso un gesto produttivo, perché è necessario nella quotidianità portare a memoria, schematizzare e ovviamente in maniera automatica fare alcune cose come camminare, prendere un bicchiere, girarsi se una persona ti chiama, non c'è bisogno di pensarci, sono tutti gesti ormai inscritti in degli schemi neurologici. La danza interviene proprio in questi spazi invece, dove inizia ad associare articolazioni in maniera diversa, in maniera inedita, inizia a utilizzare spazi e tempi in una maniera che nella quotidianità non sono usati, dunque interviene equilibrando un sistema
che rischia di schematizzarsi in una forma patologica, dicendo che comunque è necessario per l'uomo portare a memoria, schematizzare e da lì creare una piattaforma per lanciarsi su nuove memorie. E detto questo, quindi è chiaro che il lavoro che a me interessa fare comprende assolutamente un concetto di spazio tattile. Noi siamo compresi, ci sviluppiamo e ci facciamo esperienze in base a tutto un contesto spaziale. Ha parlato appunto di fenomenologia, dunque Marle Ponti ci insegna come l'uomo appunto si edifica, si costruisce, progredisce proprio perché è costruito dallo spazio stesso. Anche Nancy ci rammenta tutto questo e ti ringrazio anche della citazione, Rossella, che fai dell'elemento di fonico, perché mi hai ricordato un brano che Agambe mi ha dedicato appunto parlando della danza che stavo elaborando, e quindi lui accennava questa idea del canto di fonico, dove sembra che nello stesso momento accadano due cose. Dico questo perché è importante in questo caso un concetto di spazio tattile e di risonanza, cioè dire due cose che riescono a dialogare tra di loro si mettono in risonanza, cioè significa che riescono a giocare letteralmente con il concetto di gravità, cioè a dire non graviamo in un'unica direzione verticale e lì ci rimaniamo bloccati, dunque rischiando una depressione, insomma, ma dobbiamo giocare sempre in un concetto di risposta, di risonanza. In questo senso il lavoro anche con i cittadini emerge non tanto per creare una dimensione amatoriale legata ad un contesto, ad un concetto di comunità, quanto perché credo che è importante comunque sia mettersi in opera attraverso il corpo, perché il gesto di mettersi in opera va ad aprire immediatamente quegli spazi, quelle intuizioni, quelle percezioni che altrimenti, rimanendo ovviamente bloccati, non potrebbero assolutamente emergere. Quando dico mettersi in opera intendo dire anche la capacità e la bravura di saper osservare. Nel momento in cui sappiamo che andiamo ad utilizzare le stesse calorie sia muovendoci che immaginandoci quel movimento lì, quindi è importante anche il concetto di osservazione. Da qui dunque tutte le pratiche che ho elaborato rispetto a un concetto di spazio tattile, sia quelle, un spazio tattile intendo dire non tanto il toccare l'altro, quanto sentirsi compresi in uno spazio, dunque aprendosi un po' ad un'idea di aptico, di concetto aptico, cioè dire essere comunque costruiti ed agiti da un sistema multisensoriale sofisticato. Tutto questo sistema evidentemente va a comprenderci, quindi la cosa che mi è piaciuta, che ho voluto sviluppare in questo periodo, è proprio un concetto di spazio tattile, l'essere compresi dall'altro, cosa significa dunque lavorare e lavorare con l'arte, con delle opere d'arte, qualcosa che ci viene dal passato, evidentemente già il dono di incorporare, incarnare il gesto di un altro e quindi il gesto di un altro che noi andiamo a copiare esattamente come fanno i bambini, è un dono che ci giunge perché non ci appartiene, quel gesto è stato creato da un'altra persona. Il fatto stesso di donarsi a quel gesto, cercare di essere molto simili, è un atteggiamento importante perché proprio ci costringe ad agire in maniera secondo delle posture che non ci appartengono. Dunque, quello che si instaura è esattamente tutta una serie di cammini, di percorsi che ruotano intorno a dei punti di riferimento. Così anche la pianta, insomma. Da molto tempo ormai vado facendo esperimenti non solo nei boschi, ma anche con le piante, con gli alberi, a ricercarne principalmente delle forme di dialogo, ma principalmente a ricercarne delle forme che possono irradiare dei percorsi gestuali diversi nel corpo del danzatore e del cittadino. Dialogare con la pianta dunque significa porsi in tempistiche diverse, assimilare il tempo in una forma diversa. Ovviamente la pianta, che ne sa molto più di noi rispetto al vivere, no? Sulla terra, abitando il mondo da molte centinaia di milioni di anni più dell'essere umano, ci insegna appunto dei tempi e delle durate che per noi sono veramente, come potrei dire, proprio incredibili. Dunque, porsi di fronte ad una pianta significa
fare un grandissimo esercizio di inclusione, perché intanto l'apparato radicale dell'albero ti comprende, ti passa sotto i piedi e ti avvolge, intanto la chioma attraverso tutto un sistema incredibile di spostamenti di luce, perché ovviamente la luce filtra attraverso le chiome, ovviamente ti fa intuire tutta una, come potrei dire, tutta una possibilità, tutta una possibilità inesplorata e infinita delle qualità della luce. Ecco, riuscire a muovere il corpo secondo delle indicazioni, ovviamente potrei dire quasi molecolari di movimento, quindi movimenti molto dettagliati, molto minimi, riuscire a portare a memoria questa relazione, quindi a creare, questo è importante, delle sequenze che il cittadino, il danzatore porta a memoria in relazione alle piante, significa iniziare un percorso appunto di dialogo con un qualcosa che poi, a ben pensare, nel corso del tempo emerge continuamente e ce lo portiamo dietro in ogni istante. Così anche con l'arte è esattamente la stessa cosa, cioè riuscire a creare quei momenti di attenzione verso un'opera artistica significa appunto riuscire anche a percepire l'archeologia dell'uomo, percepire quanto è importante ricavare dalla nostra architettura, partendo da come siamo fatti, lo scheletro, la capacità sublime di poter agire attraverso le articolazioni, capire la nostra capacità appunto figurale, una capacità infinita, dunque lavorare con le piante, lavorare con l'arte e così via, ci fa emergere in maniera molto chiara un concetto che è legato all'infinito del gesto. Il gesto è inesauribile, in ogni istante può prendere una strada inaspettata, ci può cogliere di sorpresa, tenete conto che comunque il gesto anticipa sempre tutto quello che è una razionalità e così via, quindi nasce un dialogo estremamente sofisticato e dunque tutto questo dà vita appunto a quello che prima chiamavo un percorso nella comprensione dello spazio tattile, che è appunto un camminare, un passeggiare in questi territori presenti ma ai quali portiamo poca attenzione. Devo dire che si è sempre tentati di farti tante domande, perché questo parlare di movimento molecolare è un concetto che apre a infinite possibili divagazioni e approfondimenti. Allora, forse sull'approfondimento io mi piacerebbe chiederti qualcosa sulla trasmissione, che è uno ovviamente dei nodi che innervano il tuo operare, come abbiamo anche discusso in questo dialogo. Sempre tornando a quanto ci siamo detti di questo periodo e anche del ricominciare al quale stiamo assistendo di fatto, ma anche un po' pensando alle cose che stavi descrivendo, Virgilio, e cioè appunto al fatto che questi mesi ci stanno informando ancora e si sono gradualmente incorporati e stanno dando ancora evidentemente forma al nostro corpo, al nostro gesto. Allora io vorrei un po' tornare al concetto di trasmissione e a quei mesi dove di fatto la tua trasmissione forse per la prima volta, mi viene da dire, ma qui correggimi tu se sbaglio, avveniva per tutti e per nessuno, perché la lezione di fronte allo schermo, come se fosse un workout, passami questo scherzo, sappiamo benissimo che non era così, ma appunto un'assenza di corpo che però con i mezzi digitali, come dire, diventa forse pulviscolare. Allora, anche molto tecnicamente, mi interessava un po' chiederti cosa è avvenuto in quei mesi, che risposte hai avuto, come hai incontrato le risposte delle persone che seguivano le tue lezioni. E la seconda domanda in una è che corpi hai trovato in queste ultime 4 settimane, quindi le settimane della riapertura, del reinizio, se questo avere informato il corpo di questi mesi di chiusura lo hai già visto in atto nelle persone che hai incontrato.
Grazie Lorenzo per la domanda. Allora, è importante comunque dire che in ogni momento del lockdown che abbiamo attraversato, per me era necessario comunque mantenere vivo l'idea della vicinanza con l'altro, l'idea dell'incontro con l'altro. Quindi ogni, diciamo così, lezione che ho fatto da solo, o nella natura, o nella stanza, o in una strada, comunque sia, l'esercizio era sempre quello di immaginarmi, quasi in una forma empatica, le persone, di immaginarmi le persone davanti, ma così anche semplicemente camminando per strada, anche se le strade erano vuote, sempre esercitarmi, veramente allenarmi al gesto dell'incontro, a capire come tenere, portare, stare nel corpo. Mi vengono in mente i primi momenti di riapertura dove le persone, ma tutt'oggi in maniera goffa, si incontrano, non sanno come salutarsi, per cui assistiamo a questo balletto: chi si abbassa, chi allunga un gomito, chi si ritrae, chi guarda a destra, chi guarda a sinistra. Quindi assistiamo dunque a delle forme di posturali estremamente, ovviamente, che esprimono un disagio, esprimono non avere ancora schematizzato come l'elaborazione appunto di questo periodo. Ma ripeto, tutto questo è estremamente intrigante e estremamente, verrebbe da dire, pedagogico per l'uomo, nonché poetico. Per cui durante quel periodo di lockdown, diciamo, oltre che resistere a tutta una serie di di punti esclamativi estremamente, insomma, preoccupanti, l'uso delle parole, distanziamento forzato, cioè un qualcosa che comunque già immette una rigidezza nell'essere umano, per me era importante allenarmi continuamente alla vicinanza dell'altro. Come allenarsi? Ho cercato di spiegarlo prima, ritrovando un legame ancora più forte con tutto un contesto ambientale, percepire che comunque ero capace di muovermi solo perché il mio corpo esiste nel momento in cui esiste lo spazio. Dunque ritrovare momenti empatici di dialogo, quindi cambiare anche le durate del gesto, il rapporto ad un albero, ad un contesto, ad un esterno, ad un'opera d'arte, per me significava comunque instaurare un dialogo forte anche con una comunità. Questa è stata una cosa importante, non farsi prendere appunto dalla paura, che significa appunto entrare in un abisso inesauribile che ovviamente ti blocca non solo a livello fisico ma soprattutto come processo di elaborazione della distanza. Dunque subito dopo, nelle settimane seguenti, l'abbiamo visto tutto, appunto, no? Il disagio delle persone semplicemente nel camminare, ma allo stesso tempo anche la necessità di esserci. Dunque, in questo momento viviamo in una dimensione dove è importante elaborare il concetto di liberazione, di libertà. Insomma, questo corpo, queste persone, insomma, le nostre posture, i nostri atteggiamenti vanno assolutamente liberati. Per settimane e settimane abbiamo ascoltato indicazioni su come comportarci, tutto, cioè, molto bene. L'importante è continuare ad allenarsi comunque alla liberazione del corpo, dunque, che significa con responsabilità esercitarlo a tutte quelle forme di trasfigurazione legate appunto nel mio caso ovviamente a saper utilizzare il dispositivo della danza, dunque trasfigurare un gesto che è come stare seduti per 10 giorni, poi è molto difficile dopo alzandosi sentirsi liberati. Dunque escogitare in ogni istante, non solo concretamente fisicamente, ma anche a livello così di mnemonico, esercitarsi allo spostamento del corpo. In questo momento ovviamente vedo una grande necessità delle persone, degli individui di esserci, di un momento importante, un momento che comunque coincide con l'elaborazione di tante riflessioni legate all'aperto, per esempio,
avete letto tutti, appunto già Stefano Mancuso ne parlava da molti anni, ma lo stesso Stefano Boeri e anche Tommaso Montanari, fra l'altro sia Stefano Boeri che Tommaso Montanari sono dei firmatari prestigiosi del nostro manifesto 111 che è stato elaborato dai cittadini, riflettono appunto sulla relazione con l'ambiente e il contesto ambientale. Dicevo come il dibattito adesso si sta spostando su un concetto di borgo, di centro rurale, insomma rurale, insomma il discorso è sempre questo: abbiamo elaborato una città estremamente che mette l'uomo a disagio. È stato disgregato tutto un sistema sociale legato ad un concetto di vicinato. Tenete conto che quando parliamo di tattilità, di spazio tattile, di trasfigurazione del gesto e di trasmissione, c'è sempre bisogno dei canali di trasmissione. Se questi vengono bloccati, evidentemente cadiamo in un disagio profondo, psicologico, e quindi e come abbiamo visto durante il lockdown, tanti non solo il distanziamento, ma anche un accentuarsi di malattie appunto legate alla psiche delle persone. Quindi quello che stavo dicendo è legato ad un concetto di aperto, la necessità appunto di lavorare in una idea di vicinato. Viene in mente il passeggiare, il camminare, riuscire a riappropriarsi del gesto del camminare per riscoprire nuovamente il territorio. Io stesso ho cercato di elaborare prima, ma soprattutto adesso, dei percorsi che potevano andare a soprattutto portare l'attenzione sulla cura di luoghi anche marginali. Dunque prendersi a cura al luogo vuol dire prima di tutto frequentarlo, non solo portarci l'evento, la performance. Significa frequentarlo nel corso delle giornate, dei mesi, prepararlo, pulirlo, accudirlo, fare delle piccole trasformazioni molto dettagliate, far sì che i cittadini inizino a percepire ogni luogo recuperato come un qualcosa da iscrivere nella propria geografia emozionale. Ecco che a Firenze abbiamo creato questi cantieri culturali che hanno coinvolto una cinquantina di spazi cittadini nelle periferie, e ogni spazio ha significato appunto una cura molto dettagliata di ciascun luogo. Ecco, in questo senso qui c'è stato in questo periodo una riappropriazione di un, come si usa dire, del territorio, della città, una riappropriazione però che nasce dalla capacità delle persone, dei cittadini, di tornare a frequentare, a stare, a sostare nei luoghi che solitamente non sono iscritti nella propria geografia. Quindi è un po' come ricostruire la città. Sì, trovo che questo aspetto della città sia poi determinante. Lo è determinante evidentemente oggi rispetto alle politiche culturali e ai discorsi che si stanno facendo, si dice ripartire dai quartieri, no? Al tempo stesso è determinante perché ci riporta a una necessità, cioè di in qualche modo rimuovere quelli che sono stati gli effetti di un processo sia urbanistico sia culturale che ha fatto sì che poi tutto venisse accentrato, e quindi di conseguenza anche questa percezione che noi abbiamo del centro e della periferia, che però non rappresenta quella che è la realtà, fra l'altro storicamente italiana, dove anche nei borghi, intesi come periferia, in realtà si ritrova una molteplicità di modi di essere che può essere recuperata. E da questo punto di vista anche penso che sia veramente utile, illuminante quello che tu stesso poi hai scritto a proposito, e che ritroviamo poi, insomma, si può ritrovare anche nel sito della compagnia, la città, a proposito della città che viene, che si associa evidentemente a queste pratiche che tu citavi, a quanto adesso ci dicevi. Per certi versi mi sembra che anche questo discorso che tu stia facendo poi ci porta un po' anche ad estendere quel che sarà detto sulla trasmissione da una dimensione dialogica, da una dimensione di rete, di contesto, cioè non è soltanto un aspetto, se vogliamo, di trasmissione diretta, ecco, ma si tratta di essere assieme e dentro questo essere assieme imparare, insegnare e dialogare sull'osservazione e la cura dei luoghi.
Da questo punto di vista trovo interessante, fra l'altro, come questo mettere l'accento su un territorio che però non è realtà quindi statica, perché anche se vogliamo questo binomio corpo-mondo e poi similmente il gesto inteso nel suo divenire e poi il territorio, che sembra questo essere, diciamo, questa realtà anonima che in realtà non è e che è altrettanto dinamica e può essere ulteriormente dinamizzata nella relazione, io trovo che sia molto interessante affrontare l'aspetto della rete e delle soggettività che in questo modo arrivano ad esprimersi e copartecipare. Nel testo che fra l'altro tu appunto hai scritto in questo periodo, relativo alla città che viene rispetto a questo progetto, hai messo in luce non solo l'importanza della partecipazione del cittadino, un termine secondo me ovviamente centrale, poi lo è stato nelle pratiche dei primi due decenni, insomma di questo secolo, però un termine anche, se vogliamo, che richiama ad una partecipazione soggettiva, individuale. Piuttosto parli anche di collaborazione, di copartecipazione, di una relazione con altri centri che si trovano già attivi nei vari luoghi, nei vari quartieri. Ovviamente l'isolotto è l'esempio, il modello che possiamo prendere in considerazione, fa riferimento anche alle scuole, fa riferimento quindi a un vissuto del territorio, cioè non solo il territorio rispetto a quei luoghi marginali, a quei luoghi liminali. Capisco quanto dici del recupero anche di zone in disuso, quel terzo paesaggio appunto di cui parla Gilles Clément. In un momento come questo, in cui oltre ai luoghi, se vogliamo, già abbandonati, i luoghi di recupero, c'è una resilienza necessaria dei luoghi già in essere, necessaria perché rischiano di perdere la propria funzione senza averne acquisita un'altra, proprio perché viviamo e andiamo incontro a un periodo molto complesso. Ecco che pensare in termini di rete, di relazione, di un territorio che è fatto delle persone che lo abitano attraverso le pratiche, le associazioni anche che già operano, e quindi cosa può la danza, cosa può l'artista in questo contesto, credo che sia fondamentale. Tu in qualche modo ne parli nel tuo testo, ma volevo ulteriormente confrontarmi con te anche rispetto a questa resilienza necessaria, perché per certi versi l'arte, la danza, l'arte pubblica oltre alla danza è già andata a rifunzionalizzare, a risemantizzare dei luoghi che in qualche modo appartenevano a quel terzo paesaggio. Oggi forse si pone questo problema delle soggettività che possono essere messe in campo appunto in un'ottica relazionale, all'interno dei borghi intesi, delle periferie intese non come periferia, ma esse stesse come espressione di una molteplicità umana. Credo che questo sia un nodo centrale se pensiamo all'operatività e alla funzione di cui parlavamo prima, anche che l'arte e la danza può assolvere in questo momento. Quindi volevo sollecitarti un po' su questo. Ecco. Bene, grazie Rossella. Devo dire, uno dei miei, come potrei dire, ispiratori, più che Gilles Clément, che ammiro sul terzo paesaggio, anche se mi piacerebbe parlare del quarto paesaggio, cioè dire come il paesaggio appunto può intraprendere un percorso di mutamento gentile attraverso l'uso del corpo. E quindi uno dei miei, diciamo, ispiratori magari è più Lucius Burckhardt, che parla di promenatologia e dunque la teorizzazione del modo del saper camminare nella città e nell'adocchiare tutti quei dettagli infinitesimali e marginali che poi vanno a ricostruire una geografia immersiva per il cittadino, cosa che ovviamente nella società contemporanea viene perduta completamente proprio per le tempistiche, per la velocità utilizzata nei percorrimenti cittadini e perché sono state create proprio delle cesure abissali tra l'abitazione, il centro commerciale, il posto di lavoro, quindi la città non vive più di questo pullulare di vicinanze. Dunque la cosa che per me è importante e anche per il nostro ambito, noi siamo centro nazionale, ma questo non significa niente se non riusciamo veramente a operare secondo un'idea di condivisione nel territorio con tutte quelle che sono delle realtà che sono le realtà che le costituiscono. Ecco che quando prima ho parlato di tessitura
nel territorio attraverso un concetto di vicinanza, cioè un luogo vicino all'altro, si trasmette cammino, mi verrebbe da dire. In ogni luogo abbiamo ricercato delle condivisioni, per cui un compito politico che ci possiamo assolutamente porre non è solo richiedere il sostegno e il finanziamento per per realizzare l'opera artistica o il festival, ma è richiedere un impegno politico nella rigenerazione dei luoghi. Ecco che ogni luogo che abbiamo scelto per i cantieri culturali portava con sé questa idea. Dunque ogni luogo aveva una condivisione o con un'associazione di cittadini o con delle associazioni culturali o sociali, per cui ogni luogo è stato associato a delle condivisioni. Il compito successivo evidentemente è che ogni luogo queste condivisioni vengono portate su un tavolo insieme alle istituzioni politiche per capire come iniziare un percorso di rigenerazione. In alcuni casi serve semplicemente tenere cura dello spazio con un accurato modo di preservarlo e non igienizzarlo, magari lasciando crescere in maniera così molto appropriata le erbacce. In altri casi invece si tratta proprio di iniziare dei percorsi di rigenerazione, perché lavorando nei territori in un concetto di vicinato, cioè a dire non di decine di chilometri di distanza, ma di una distanza che viene data proprio da uno spazio relazionale, ci rendiamo conto della necessità di andare a rigenerare spazi che possono divenire degli spazi cruciali per la vita sociale del quartiere. Sto parlando di quegli spazi che possono includere attività culturali insieme a tutta una serie di attività appunto sociali necessarie alla vita e al pullulare di una città. Quindi questo è un passo determinante, cioè a dire l'evento, il concetto di festival, il concetto comunque di cantiere di durata durante tutto l'anno deve andare a promuovere dei tavoli di dialogo, di discussione per la rigenerazione del territorio. Sì, mi sembra che qui si tocchi un nodo assolutamente centrale, perché effettivamente spesso le manifestazioni che vengono portate nei vari luoghi cosiddetti periferici, che poi sono la periferia oggigiorno rispetto ai centri cittadini, sono degli eventi che vanno, occupano, così colonizzano brevemente il luogo, ma che non hanno alcuna relazione, non lasciano traccia, mentre perché sia un processo rigenerativo deve attivare dei processi rigenerativi che innanzitutto coinvolgono le persone e forse non a livello esclusivamente individuale. Questo secondo me è un elemento molto importante che sta venendo fuori e che poi in qualche modo fotografa quello che avete fatto, che hai fatto all'Isolotto. Certamente la difficoltà è come farlo al di fuori di un territorio che si conosce così profondamente, intimamente, come in questo caso l'Isolotto. Cioè bisogna veramente riflettere su delle prassi che andrebbero attivate e lo trovo veramente utile. Fra l'altro anche il discorso che fai tra spazi aperti e spazi chiusi secondo me è interessantissimo, perché naturalmente oggi per ragioni, se vogliamo, sanitarie, siamo ancora portati ad agire soprattutto all'aperto, però può esserci quasi una reciprocità tra spazi chiusi e aperti, laddove normalmente si pensa al teatro, quindi lo spazio chiuso, e semmai che poi porta fuori qualcosa della propria produzione. Invece in questo rinnovato dialogo con la città, effettivamente riscoprire al di là dello spazio che sia esclusivamente aperto o chiuso significa anche favorire una possibile coabitazione tra modi diversi di essere, di abitare lo spazio. Per cui, niente, io sinceramente ti ringrazio moltissimo per questo tuo intervento. Non so se Lorenzo aveva ancora una sollecitazione da farti, da porti rispetto alle tue parole. Ne avrei tantissime, nel senso che, come dicevo prima, la possibilità di andare a fondo delle questioni che solleva Virgilio è forse infinita, come il gesto di cui lui parla, però forse una cosina che così che regolarmente, ciclicamente ci siamo forse trovati a discutere con Virgilio, ma anche con Rossella appunto, e tornando un po' alla questione del corpo mondo, no? Quindi di questo ciclo di discussioni
E tornando ancora così a questo periodo di lockdown, Stefano Laffi, per esempio, un sociologo, parlava del teorema della casa mondo, no? Cioè di quanto ci abbiano recluso. Niente, così mi veniva da riflettere su come Virgilio prima iniziava dicendo la danza non è nient'altro che trasfigurazione per sospenderci da noi stessi, per non assomigliare a noi stessi. Allora la questione diventa poi sempre quella, cosa si impara, cioè come questa danza tua, la danza di Virgilio Sieni, della compagnia Virgilio Sieni, proprio anche in questo momento sta un po' tenendo conto di questo corpo, di questa geografia culturale di vicinato, cioè come tu, come coreografo, stai cambiando e sei cambiato. Ecco, forse questa cosa, Rossella, mi veniva da chiederla, tornando un po' alle origini anche del nostro discorrere, no? Beh sì, ovviamente quello anche che diceva Rossella prima sull'idea di dialogo, di risonanza tra aperto e chiuso, dunque e così il corpo vive di questo continuo essere attraversato e quindi ogni luogo diventa un'opportunità per esplorare il cosmo, quindi è evidente che tutto quello che abbiamo così pensato su un'idea di tattilità, di vicinanza, ma soprattutto tutto quello che abbiamo elaborato attraverso tutti i nostri le nostre microposture, è un qualcosa che si riversa nel lavoro poetico, artistico della compagnia. Per me è stata l'opportunità per creare dei lavori coreografici stando nelle adiacenze dell'altro, creando quegli spazi minimi di tattilità, dunque senza tangere l'altra persona, lavorare su un concetto quasi di aura della persona. Quindi diciamo che anche è emerso forte ancora di più tutto quello che è l'intorno a noi, così come c'è l'intorno dello spazio, così come uno spazio al chiuso può proliferare decine e decine di spazi all'aperto, rendendoci conto che ogni spazio diviene appunto un vettore di energie e una diramazione di concetti spaziali, perché proprio la capacità di dialogare con un intorno, così anche il corpo non è da così in maniera finalistica da circoscrivere al suo perimetro pelle, ma è assolutamente da concepire come un corpo aura, e come diceva Benjamin, appunto la capacità dell'uomo di sognare. Fin quanto c'è il sogno, c'è lontananza, cioè hai capacità di sogno, hai una prospettiva appunto di lontananza, appunto di immaginare un qualcosa che viene incontro a te sorridendo. Dunque la danza è esattamente questa cosa che viene incontro a te sorridendo, che ci fa appunto soprattutto giocare letteralmente nel vero senso della parola, cioè mette in gioco tutte quelle che sono i nostri elementi, e come dei bambini ci divertiamo a trovare nuovi meccanismi tra tutto quello che ci appartiene. Quindi è anche quello che sto cercando di fare, nel bene o nel male, con la compagnia. Va bene, io ti ringrazio moltissimo, Virgilio, ringrazio anche Lorenzo, sono emersi dei contenuti secondo me molto importanti, che fra l'altro riguardano certamente questo binomio che era al centro di questo ciclo di discorsi, ma ci traghettano già verso quello che sarà poi il prossimo ciclo, che investe la tematica del sistema ambiente, appunto, quindi da una dimensione soggettiva e del senso di responsabilità che si ha nella relazione con l'esterno e col mondo, da questa dimensione più ambientale che in qualche modo ci comprende. E quindi grazie ancora, io a questo punto saluto tutti, ricordo che questo era l'ultimo incontro di questo primo ciclo, ci ritroveremo a settembre con il secondo ciclo, sempre di In Prospettiva. Arrivederci. Salve.